Ciao a tutti e bentornati alle quattro chiacchiere su. Oggi torno un po' alle origini, cioè all'esame del testo di una canzone, alla ricerca del significato che apparentemente può anche non apparire alla coscienza dell'ascoltatore, ma del quale in qualche modo si intuisce l'esistenza. È un brano di cui ho appena fatto una cover, forse dal punto di vista mio interpretativo potrebbe non essere una delle migliori, ma ci tenevo per tanti motivi. Intanto è un brano che avevo imparato ai tempi in cui studiavo chitarra e anche in parte canto, e quindi con un amico avevamo rispolverato tutto il repertorio dei Pooh, di Cocciante, dei grandi cantautori, avevamo gli spartiti, li studiavamo. E questo era uno dei brani che avevamo scelto. Avevo sempre intuito che ci fosse un che, direi di magico, ma forse alla luce della maggiore consapevolezza che ho oggi, direi di tragico all'interno di questo brano. È interessante vedere che inizia con una contestualizzazione. Infatti ci dice: la canzone inizia menzionando l'anno 1973. Il posto è il cielo artico, quindi ci dà data e luogo, diciamo, e il significato del tempo, ma ci dice subito che il concetto di tempo nell'artico d'estate è solo una parola, perché sappiamo che è sempre l'alba, c'è sempre questa sorta di chiarore, quindi non c'è l'alternanza a cui siamo abituati tra il giorno e la notte. E quindi, poiché l'alba sembra sempre vicina, sembra anche che gli incontri quotidiani con l'immensità possano finire lì, proprio in quel luoco. Si potrebbe pensare, c'è chi ha pensato, che questo verso possa essere interpretato come una riflessione sul fatto che i momenti di meraviglia, le esperienze di meraviglia, possono alla fine svanire o perdere la loro magia. Comunque, intuiamo abbastanza in fretta che la persona che parla si trova a bordo di un aereo che sta sorvolando l'Artico. Ma apprendiamo subito che c'è qualcosa che non va. Infatti ci dice: ciò che volava in alto ormai non vola più e sto cadendo giù. Quindi si ha la sensazione che questo pilota a bordo dell'aereo sia probabilmente in difficoltà e, consapevole di non poter più prendere il controllo del velivolo, sia destinato a cadere. Infatti ci dà questa immagine. Ci dà l'immagine del contrasto tra i ghiacci e la nera ombra di rondine, quindi la nera ombra di un uccello che poi sarebbe il velivolo. Goccia d'acciaio inerte alle mie mani già, quindi non ha già più il controllo dell'aereo e quindi sa quale sarà la conclusione della storia. Allineata al vento che ora stride di più e mi trascina giù. Molto, molto poetico. Cioè riesce perfino a raccontare un momento così drammatico con una poesia straordinaria. A quel punto, presa coscienza della situazione, il pilota continua a parlare, racconta e vede quello che spesso si racconta in casi come questi, no? Ovvero che tutta l'esperienza della vita intera, quindi come un fluire di immagini, come in un film, gli passano davanti agli occhi vertiginosamente e vede appunto colori, visi e voci della vita mia passano e vanno via. Suoni di vento ed acqua che fermare vorrei, ma non c'è tempo ormai, perché rivedendo ovviamente tutte quelle immagini è colto da un forte sentimento di nostalgia e al tempo stesso dalla consapevolezza amara che non c'è più tempo per farlo. Continuiamo con l'analisi del testo della canzone. A un certo punto c'è una sorta di
invito, quasi una preghiera, nei confronti di chi dovesse ascoltare questo suo messaggio e non dite a lei non lo rivedrai, dite non si sa, forse tornerà. Lo ripete due volte. Come dire, lasciate la speranza a mia moglie. Non ditele drasticamente che non mi rivedrà mai. Lasciatele questa speranza. E lo trovo estremamente commovente. Collegato all'idea della moglie ci sono due strofe che danno una forte, diciamo, che hanno una forte connotazione di nostalgia e sono immagini popolate dalle piccole cose della sua casa e della sua vita. E infatti ci dice: il bambino dorme già e la notte è profumata. Lei richiama il cane e poi fra le mani prenderà la coperta mai finita. La vicina è andata via, ma le ha fatto compagnia e domani tornerà. È un'immagine molto casalinga, molto tenera, di quelle piccole cose che fa la moglie, no? La coperta non finita, il bambino che già dorme, dà un'idea di una tenerezza immensa, al tempo stesso il risultato è veramente straziante. Poi c'è un'immagine che sembra lasciare un retrogusto di speranza, una speranza che però sappiamo non essere vera. È già estate a casa mia e di notte c'è la luna. Lei mi ha scritto se potrò stare a casa oppure no per il nostro anniversario. Quindi è come se lui tentasse di sperare nel futuro, si aggrappasse al pensiero di quelle piccole cose lasciate in sospese, no? L'invito per l'anniversario, poi continua. C'è mia madre che non sa se quest'anno riuscirà a venire un po' da noi. Quindi di nuovo quelle piccole cose, la visita della madre, le piccole cose di famiglia condivise. E in queste due strofe la musica cambia, cambia registro, diventa molto più dolce, quasi sognante e fortemente nostalgica. Dopodiché abbiamo un nuovo cambio, si ritorna alla melodia precedente che è più dura, più d'impatto. Infatti torna al tempo presente, dopo questo vagare nei ricordi e nel pensiero, ritorna alla drammaticità del tempo presente e infatti dice: all'orizzonte là il sole è un occhio immobile. È notte, ma la notte qui d'estate è solo una parola. Notare che nella prima parte parlava del giorno e dell'alba, qui parla della notte, che è solo una parola. Quindi purtroppo, come dire, può essere anche un po' la notte della vita, no? La fine del suo viaggio. Milioni di parole lascio dietro di me, milioni di perché. Sono proprio quelle parole che la persona che parte improvvisamente, che va via improvvisamente, lascia dietro di sé tutti i dubbi e le domande che non avranno mai risposta nelle diciamo nel pensiero di chi resta. Ma al tempo stesso lui dice: affascinata e stanca, la mia anima va verso la libertà. È quasi metafisico, è quasi, non vorrei usare il termine paranormale, ma dà l'idea di quest'anima che si eleva. E poi riprende ancora questa sorta di invocazione nei confronti di chi stesse ascoltando il suo pensiero, che è un po' come un messaggio in bottiglia che lui lancia con la speranza che qualcuno un giorno in qualche luogo lo possa ricevere. E se per caso a voi giungesse ancora la voce mia? Direte questo a lei: un uomo è vento quando vola. Ecco, è come il vento, niente mai lo fermerà, non si disperderà. Lo ripete due volte. Come dare una speranza? Nel senso di questa immagine dell'uomo che alla fine diventa anima e che si eleva, ciononostante esiste ancora, non si disperde, quindi è come dare una speranza alla moglie. E poi ripete ancora quella frase che va già ripetuto e non dite a lei non lo rivedrai, dite non si sa, forse tornerà. Quindi lascia aperta una sorta di spiraglio di speranza e questo lo ripete ad libitum e va pian piano svanendo, come svanendo vanno le parole del pilota. Ho fortemente desiderato raccontare questa storia che sinceramente non so se sia
Presa dalla cronaca, non ho trovato indicazioni in tal senso, ma senz'altro è molto toccante e credo che valga la pena di riascoltare la canzone, intendo l'originale, non certamente la mia cover, per apprezzarla in tutta la sua bellezza e in tutta la sua tragica nostalgia. Con questo vi saluto e vi mando un abbraccio e appuntamento alla prossima puntata.